I comitati per la salute hanno organizzato una marcia. I partecipanti arriveranno da ogni parte della Sicilia che alle 11 del 27 maggio arriverà davanti alla sede dell'assessorato regionale alla salute a Palermo. I comitati contestano lo smantellamento della sanità siciliana e chiedono una medicina territoriale efficiente e accessibile. Ai comitati aderisce anche l'ospedale di Lipari, rappresentato da Antonella Longo, Silvia Carbone, Giovanna Maggiore, Marilena Mirabito e Paolo Arena. Prende corpo, puntualizza una nota, l'unione di intenti tra tutti quei gruppi spontanei, associazioni e comitati che in Sicilia lottano per difendere i presidi sanitari e impedire la chiusura degli ospedali e dei loro reparti e più in generale per tutelare il diritto alla salute e alla sanità territoriale. Hanno già aderito all'iniziativa i comitati che si sono costituiti a Lipari, Pantelleria, Castelvetrano, Partinico, Leonforte, Piazza Armerina, Giarre, Noto, l'Ambulatorio Popolare Centro Storico di Palermo, il consultorio di Catania e ancora il poliambulatorio ASP Catania, SOS Comitato Ospedale di Gela. Altre adesioni sono previste nei prossimi giorni.